ci siamo, stiamo facendo una prova del microfono, lo stiamo facendo. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Vediamo che cazzo proviamo, sì. Radio Rai, dai. Dai, allora che a riconoscere quella con la Lazio che le è piaciuta, quella col Cagliari molto meno. A quella di stasera si può rimproverare davvero poco, un Bologna che ha giocato alla pari con il Napoli, ha sprecato anche occasioni importanti, dal punto di vista della prestazione credo non abbia nulla da recriminare ai suoi. Diciamo che noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol, e abbiamo fatto gol tutti sui nostri errori, 3 gol regalati, ma ragazzi hanno fatto bene, l'atteggiamento mentale era giusto. Abbiamo giocato, abbiamo fatto anche meglio del Napoli, perché li abbiamo messi anche secondo tempo, loro metà campo e tutto. Detto, abbiamo preso il primo, ma soprattutto gli ultimi 2 gol, così. Noi abbiamo fatto 2 gol, un palo, diverse occasioni. Però oggi non posso dire nulla, oggi la prestazione e l'atteggiamento è stato giusto. Poi abbiamo preso gol, come ho detto, per errori individuali, la qualità, ma non si può nulla riproverare a loro. Mister, una Bologna poche volte così convincente nel corso della stagione, mi riferisco al gioco, al di là di tutte le occasioni. Non è vero. No? Non è vero, perché si vede che non hai guardato mai Bologna. Non è vero, questo non è vero. Allora non capisci nulla. Mi è sembrato allora, di quelle che ho visto Bologna io. Bologna ha sempre fatto le prestazioni, se non ti è chiaro, sempre ha giocato, sempre ha fatto prestazioni, forse 2-3 partite su 30 che non ha fatto prestazioni, ma ha sempre fatto prestazioni, ma non sempre ha fatto risultato, quello è differente. Però noi abbiamo giocato spesso bene, spesso siamo stati superiori agli avversari, anche quelli più forti di noi, ma spesso anche non siamo riusciti a portare a casa vittoria, ma abbiamo giocato quasi sempre bene. No, non dicevo di no, dicevo soltanto che un gioco così fluido era un complimento. Lo so che è complimento, ma non è una rarità per noi, perché noi giochiamo a calcio. Se tu vai indietro, guarda un po' le partite e vedi come gioca Bologna. L'unico rimpianto di questa sera è il risultato alla fine, però è un bel passo in avanti magari rispetto anche alla partita di Cagliari. Sicuramente oggi io non posso riproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto la prestazione, hanno fatto quello che dovevano fare. Diciamo, come ho detto prima, noi abbiamo giocato, loro hanno fatto gol, abbiamo preso gol sugli errori individuali, ci siamo fatti gol da soli, però abbiamo, penso, fatto meglio del loro come gioco. Secondo tempo li abbiamo messo loro a metà campo, nei momenti su 2-0 abbiamo fatto 2-1, era là solo per continuare a giocare, e abbiamo preso subito gol e tutto, perciò episodi non ci sono stati favorevoli, anche perché abbiamo preso un palo, 2 gol annullati, diverse occasioni. Loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni che hanno avuto, ma non erano occasioni, diciamo, per merito loro, ma per demerito nostro, perché abbiamo fatto noi i sbagli. Noi le occasioni che abbiamo avuto e tutto abbiamo fatto perché siamo andati per sali alti, anche i gol che abbiamo fatto, le occasioni che abbiamo creato, erano tutti arrivati attraverso il gioco. Poi abbiamo perso e pazienza, però oggi non si può dire nulla ai ragazzi, perché hanno fatto quello che dovevano fare. Dice qualche cosa di Skovolsen sul tipo di partita che ha fatto questa sera a Napoli? Skovolsen oggi ha fatto miglior partita da quando è a Bologna. Deve continuare così, perché oggi è stato bravissimo, è stato determinante, perché andava sempre via, non ha sbagliato una palla, si è reso pericoloso, anche in fase difensiva è stato bravo, perciò ho fatto davvero una ottima partita e sono molto contento per lui. Grazie. Arrivederci.